La capacità di un clinico a curare un tumore raro è data soprattutto dalla sua esperienza, cioè dal numero di casi che vede e che tratta. Il 65% di tumori solidi rari riceve un trattamento chirurgico esclusivo rispetto al 35% che viene trattato con radio o chemioterapia. Non bisogna cercare il chirurgo di tutti i tumori rari, in quanto i tumori rari sono localizzati in ogni distretto del corpo umano, quindi ci saranno i chirurghi specializzati nel trattamento di un organo o distretto, polmone, fegato, mammella. Questo chirurgo, se si occupa di tumori rari, deve poter consultarsi con i rispettivi colleghi esperti anche in altre branche. Esistono comunque tumori rari in cui la chirurgia non ha ruolo e che rispondono meglio alla chemioterapia o alla radioterapia. Esistono infine casi in cui la terapia medica e quella chirurgica lavorano insieme per ridurre rischi, complicanze o disabilità grave connesse alla sola chirurgia o ai suoi esiti, con notevole vantaggio in termini di risultato e di qualità di vita.